Fini è andato giù a Camogli, ha detto: sono andati a tirare giù il Cristo degli abissi, quella statua che sta in fondo. Sapesse quanti Cristi tiriamo giù noi a livello del mare? Ma tantissimi. Ma poi è una difficoltà oggi stare in ballo, perché hanno mandato in Europa il meglio dell'Italia: Braccobaldo da vecchio, Prodi, e Buttiglione che sembra Magilla. Manca Paperoga, abbiamo fatto Disneyland. Ma Buttiglione l'avete visto? Buttiglione, la BBC, i suoi filmati li manda tra i Muppets e Mr. Bean. I bambini si divertono a vedere Buttiglione. Buttiglione è l'unico che ha detto, appena è stata fatta la legge, Buttiglione si è schierato contro l'aborto, perché se c'era l'aborto non c'era più Buttiglione. Cioè, eravamo messi male, ragazzi. Eravamo messi male. E abbiamo un partito che adesso noi a Milano rimpiangiamo tanto, la Lega. Credete, a me, che sono comico di Milano, mi è mancata tanto Bossi, perché non so più come scrivere i testi. Tutte le minchiate che ha detto in questi anni questo uomo, raccolte in un libro, farebbero Walter Chiari. Ma io ve ne dico, adesso tutti dicono: vabbè, ma adesso non c'è più, ma tornerà. Non tornerà più in forma come prima. Perché? Perché all'epoca dei congressi, io ci andavo a vedere i congressi di Bossi, eravamo tutti comici in prima fila, tutti. Sì, tutti. E c'era addirittura uno con la penna che diceva: Umberto, vai più piano che non riusciamo a stare dietro al volume di minchiate che tirava fuori. L'Italia è una. L'Italia è una. Non puoi fare i ducati, perché allora arrivando qui a Lanciano non arrivavo più, passavo la frontiera con le Marche, un fiorino. Come? Non potevo. E invece l'Italia è una, e questi però dicono di quelle cazzate. La Lega ha un fenomeno, voi lo sapete, no? Il celodurismo, il cielo duro. Dicevano che c'erano duro solo loro. Ora è stato scoperto la ragione. Vicino a Varese c'è una fontana di acqua afrodisiaca. L'hanno trovata? No, è vero, Ne bevi un goccio, pam, parte. E dato che non puoi tornare a casa così perché crei delle aspettative alla tua signora, e dice: minchia, stavolta è in forma. Allora si trovavano in un prato a aspettare che passasse l'effetto. Facevano un po' di spadaccino uno con l'altro, a Pontida. E ecco perché è nato questo fenomeno della Lega. E poi c'è Borghezio che nella fonte ha intinto la testa, infatti si è visto il risultato. Vabbè, noi siamo fatti così. A livello italiano non c'è politica che regge, non c'è politica che regge. Berlusconi sta facendo tutto lui. Ha detto: faccio io, meglio degli altri. Allora, si svuota un ministero, va lui. Semestre europeo, va lui. Va sempre lui, ma roba che la sinistra continua ad attaccarlo male, male. Cioè, lui è andato a un congresso della Confindustria e fa: anch'io ho fatto l'industriale. Giusto, l'ha fatto. Poi va alla Confagricoltura e fa: anch'io ho fatto l'agricoltore. Quello me lo vedo, ha coltivato 200 cactus giù in Sardegna, nella sua villa che si chiama il Bunker nell'Acqua, che è un po' il programma del governo. Poi è andato a un convegno delle casalinghe, ha detto: anch'io ho fatto la casalinga. Non me lo vedo che passa la vaporella. La sinistra lo attacca sul conflitto di interessi, invece dovrebbe fare una cosa furba. Invitalo a un convegno di prostitute. Lui va lì, all'inizio tiene, ma poi dopo fa: mi chiamo Gilda, ricevo dalle 14 alle 22. Ma basta chiamarlo lì. Lui è un uomo fantastico perché ha iniziativa, sa comunicare. È andato su al Parlamento Europeo tutti seri. Prima c'era Tremonti, adesso risparmiamo, c'è un Monti solo. Tolto anche quello, Colli e la pianura. Che calma piatta. Lui è andato su in Europa, ha portato le risate, la gente rideva, faceva le corna allo spagnolo, lo sgambetto al tedesco, il vomito di gomma, la fialetta puzzolente. Insomma, c'ha un po' di allegria, è un uomo fatto così. Però è un uomo sincero. Dice delle cazzate e ci crede. No, è importante quello, bisogna crederci. Però attenzione, perché quella cosa dell'interim non è corretta. Tutto fatto a interim. Vado a prendere quello, c'è un ministero che si svuota, faccio io a interim. Faccio a interim. Allora, mettiamo che la sua signora, molto piacente, ancora una donna piacente, mi faccio trovare a letto da lei. Arriva lui e fa: cosa fa? Sono qui a interim. Trombata interim, poi le lascio il dicastero. Ha fatto delle cose, è riuscito a vendere una villa in Sardegna a 23 milioni di euro a Putin. Putin. 23 milioni di euro, gli ha tirato un pacco, tutte le case che ci hanno ciulato noi in Romania, adesso gliene abbiamo tirata una noi, 23 milioni di euro a Putin. Putin ha detto: vengo giù con le putine, lui fa: no, ce le ho già io. No, erano le figlie, sono le figlie, che chiamano così.